Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nuova location, sì, ogni tanto mi piace cambiare, lo faccio ovunque, però ogni tanto vorrei cambiare. Innanzitutto penso di aver risolto con la batteria che non rompe coglioni. Poi ho fatto un nuovo look, fatemi sapere come sto. Ragazzi, quest'anno praticamente sono 6 mesi che ho fatto 40 anni e 6 mesi ne faccio 41, 1 febbraio. Quindi ragazzi, 40 anni e 6 mesi e non sentirli. Guardate qua, che bel giovane, sto scherzando comunque ragazzi, giusto per simpatizzare un po', fatemi sapere come sto con questo look, spero che porti fortuna domani, che in casa contro la Fiorentina, dopo 3 sconfitte consecutive, speriamo, mi sta vibrando qua l'orologio, speriamo che arrivi, non lo so, un risultato positivo, questo, importante questo, che domani finalmente ci sia una svolta, perché poi ci aspetta Bologna, Torino, fuori casa, e mi sa l'Inter in casa. Quindi ci aspetta ancora un cambio di ufficio dopo le 3 partite, Cagliari, Salernitana e Verona. Mo' non lo so qual è la sequenza, però comunque così stanno le cose dopo queste partite. Il mercato, come ho messo su Facebook che mi segue, secondo me è una follia non aver preso nessuno. Fatemi sapere cosa pensate, ma col mercato parlerò bene domani. Fino ad ora sono le 6:20 e ancora non hanno preso nessuno, da quello che si dice già da diverse ore che non prenderanno nessuno. Hanno tentato di prendere a caso Lucas, hanno tentato di prendere col Fosino, ma il Fosino ovviamente non vuole rinforzare una diretta concorrente e non viene. Ovviamente costa, il valore del giocatore è 3 milioni, è normale che se tu ne cacci 3 milioni viene, siccome non abbiamo la possibilità di cacciare 3 milioni. Lei ci ha detto dammelo, ti do 3 pasticciotti, 2 cornetti, 1 graffen, così dice io omaggio con tutto rispetto perché questi pagano molto più dei soldi, però io ho detto mi sta da paghi picca e qui no, beh, è giusto una battuta, non lo so, è giusto per scherzare, non lo so perché, comunque ha tentato ovviamente, giustamente il Frosinone non vuole rinforzare una diretta concorrente, quindi non verrà nessuno a caso, quindi... Scusate il gioco di parole, ma è così. È meglio essere, diciamo, sorridenti in una giornata, secondo me, che ci si aspettava, perché il presidente aveva detto ci sarà il colpo così, colpo quando spari a salve, qui vuole dire che spari a salve, no? Immagino che c'è la pistola e spari a salve, quello, colpo così è andato male, cioè colpo, non ci sarà proprio lo colpo, non è inceppato, non ci funziona, quindi non ci sarà nessun colpo. Meno che non ci siano stravolgimenti, ma ne dubito, ormai un'ora e mezza manca, hanno detto che non ci saranno giocatori, né in entrata né in uscita, stiamo bene così. C'hanno i giocatori, Poli Sparagno, Blen, Uden, Dorgu e qualcun altro, quelli si chiamano, come li chiamo io, Poli Sparagno, che giocatore può fare? Uden difensore, lo terzino, lo centrocampista, lo portiere, l'attaccante, l'allenatore, poi andare a fare pulire, cioè direttore può fare qualsiasi cosa, quindi si chiama Poli Sparagno, perché in difesa manca sicuro e ce ne abbiamo 3, quindi il quarto mancherebbe, quindi basta che c'è una defezione e finita, vabbè c'è Blen, poi a centrocampo dici siamo 5, però perché Oden non si capisce se è avanti, dietro, non, perché o lo conti avanti o lo conti dietro, loro lo contano, Oden è come se fosse... Mi fa ridere, cosa sono due giocatori? Cioè, se tu calcoli, se vuoi contare i giocatori del centrocampo, sono 6 con Uden. Che io Beriscia, se qualcuno mi dice Beriscia, mi tiro 2 schiaffi da solo, cioè è inutile, non ci commento proprio. Quindi Uden, o lo metto a centrocampo, lo metto esterno. Esterni sono Pierotti e Strepezza che è andato a fanculo, che non c'è più, Pierotti, Sansone, Banda e altri, questi sono 4, quindi diciamo che in teoria ce ne servirebbe un altro, perché dici no vabbè c'è Uden, perché immagino voi che uno si infortuna in 3 diventa un problema, il problema è quello, basta una defezione per stare nella merda, questo è, cioè un infortunio, una squalifica, non si capisce, mo vedi Ramadani manca, gioca Blen e poi al posto di Blen chi gioca? Noi, voi, loro, no gioca Cabà, allora gioca Cabà stai già titolare, e no gioca Gonzalo. Gonzalez è già titolare. Che cazzo gioca? Rafià? No, ma Rafià mica può fare lo mediano. No, beh, c'è Udenno. Vabbè, ma avanti, se per esempio non c'è uno, chi entra? Ah, no, ma siamo proprio, come si dice, incartati, proprio completamente incartati, perché mancano quei giocatori che avevano detto, un centrocampista e
un difensore e un esterno, ma principalmente un difensore e un centrocampista. Poi si sono ridotti all'ultimo momento a prendere Lindsberg, gioco quasi si chiama Iggio, e non l'hanno preso. E non ce n'è un altro, cioè, dopo un mese arrivati, è come se io spero solamente a picchio un giocatore e poi non posso avere oppure De Vitto, o De Vitto o nessuno. Lampu! Cioè, hai avuto un mese di tempo per fare mercato, magari perché siamo stati sfolampi dalla coincidenza, De Vitto sarà infortunato Lauro. E poi no, la squadra non la manda più. L'Inger è San Fortunato difensore. Che poi la gente ci pure crede. La gente mi scrive su gruppi e ci crede, siamo sfortunati, siamo fortunati. Ma voi ci credete? Io posso capire uno che si infortuna, no? E la squadra non lo manda perché si è infortunato un difensore, e il difensore gli serve perché si è... Ma no, tutti. Vabbè ragazzi, è meglio che ci facciamo una risata. Comunque ho letto un sacco di commenti su Facebook, su ogni praticamente ogni commento della società, di qualsiasi della conferenza stampa, di qualsiasi cosa che ha fatto da Vers. Ne ho letti di cotte di crudo. Io mi faccio delle risate perché alcuni sono molto poetici, però siccome sinceramente un po' alcuni sono un po' esagerati, dai. Capisco un po', diciamo, criticare, fa parte del calcio, contestare un po', ma sempre con equilibrio, ragazzi, non esagerate, perché ho visto cose veramente assurde, dai. Cioè, noi è un miracolo che stiamo in Serie A, un miracolo che abbiamo la società, noi dobbiamo sempre incitarla, io l'ho detto, la società bisogna incitarla, e la maglia non voglio, è chiaro, bisogna incitarla, i giocatori magari può rompere i cuglioni, però dobbiamo avere e dare fiducia completamente, perché noi stiamo facendo un miracolo sportivo, poi è chiaro, qualche errore lo stanno facendo, secondo me, ma io non capisco un cazzo, ma magari come devo dire, tutti sbagliamo, no? Ma allora se non sbaglio sbagliano in buona fede, sicuramente vogliono fare, no, bene. Certo, è chiaro che questi giocatori mancano, non si sa il motivo perché non li hanno presi. Sicuramente uscirà nei prossimi giorni una conferenza stampa, vabbè, tirando le stronzate, Corvino tirando le solite stronzate, però fatto sta che comunque ragazzi dobbiamo continuare a incitare e tifare questa squadra e cercare di salvarci, anche se quest'anno sarà molto più difficile dell'anno scorso, perché comunque il mercato di preparazione serviva, no? Tu fai degli errori a giugno, no? In estate, o comunque manca qualche pedina, gennaio serve quello per riparare, ma in realtà secondo me ci siamo indeboliti, perché è andato via Strapezza e è venuto Pierotti. Sulla carta sono deboli. Poi spero che Pierotti faccia bene, ma comunque poi manca qualche giocatore, il mago infortunato, ma il centrocampo ci manca la qualità, si vede, è palese che manca qualità negli ultimi metri, doveva farlo Danny, ma purtroppo no, quasi nulla, purtroppo mi dispiace perché io mi aspettavo di più. Quindi ragazzi, se io dico, no, io compro una macchina, giusto? Magari c'è qualche difetto, no? Non la aggiustare, lo mercato di parziale serve per questo, ma se non avevo incattato nessuno, che cazzo di riparazione me l'hanno chiamato? Che mercato è? Non ci saranno acquisti. E quegli acquisti ci sono stati, casa non ha ricattato nessuno. Cioè, solamente Pierotti perché se n'è andato via a Strapezza, ma loro lo sapevano già. Senza andare avanti, sapevano già che andava a Strapezza, sicuro, al 100%. Quindi ragazzi, ci sta parlando. Così stanno le cose. Purtroppo, come dici, questa è, diciamo, la situazione. Dobbiamo avere, c'è già un miracolo dove stiamo noi. Io questo lo dico, io critico, ma sempre con equilibrio, qualche errore secondo me, ma io non capisco un cazzo, non male, dico manca un difensore, manca un centrocampista, quindi dice Blenno va in difesa, a centrocampo Udeno scende, poi manca un avanti, poi Udeno va avanti, poi Berisha, Vecchio, poi Bornete, mo l'hanno confermato, cioè, e poi c'è Corfinse che non giocherà mai, lo mettono lì, capito, ti dicono così, cioè abbiamo giocatori già in casa, ho capito, ma ce l'abbiamo già. Cioè non, e poi non vogliamo migliorare poco poco la rosa, no? Con tutto rispetto per questi giocatori. No, rimaniamo così. Ma se siete contenti voi che non volete, cioè voi intendo, no? Corvino e compagnia, non volete, diciamo, migliorare la squadra, perché non lo so il motivo, non lo so, non voglio entrare in merito, lasciamo stare, pazienza, lasciamo fare, noi non vogliamo fare niente. Comunque, parlerò della formazione domani, parlerò del mercato, della chiusura, spero che ci sia qualcosa, ma non penso. Domani l'altra formazione è abbastanza scontata, perché quelli sono contati, i giocatori sono contati. Anzi, pure Torgo che fa da terzino anche esterno, da esterno a terzino, da esterno a terzino, non si capisce un cazzo. Polisparagno! Questa è bella però, eh. Comunque, e velocemente perché mi sono divulgato troppo, formazione Falcone, Pongracic, Baschirotto, Gendré, Gallo, altro solo quelli ci sono, Blen, Capà. Penso che giocherà Rafià, secondo me, non lo so, Rafià o Den, ma non si capisce. Facciamo Rafià,
perché l'ultima partita ha floppato moltissimo. Den, in avanti Alquist, Kristovic e Banda. O Banda o Sansone, ma sicuramente giocherà Banda. Questi sono, basta, questi abbiamo e questi sono. Se manca qualcuno, gliela pigliamo al culo. Ciao ragazzi, ho fatto rima, sempre sono Forza Lecce, vai a fanculo, via!